Credi che il virus che sta programmando Skell funzionerà? Beh, sicuramente è una sorpresa, questo è certo. Ti sorprende che li voglia distruggere? Era molto legato a quei droni. Non pensavo fosse così pragmatico. Funzionerà? Il virus è un'incognita, ma non abbiamo altra scelta. Deve funzionare. Sono solo io o il centro addestramento in quell'area riservata ricorda tanto l'Area 51? Hai visto un po' troppe vecchie serie di fantascienza. Ma capisco perché provi un senso di inquietudine. Quel centro è un'enorme area per i test dei droni, come i vecchi siti americani degli anni 50 per i test nucleari. C'è una zona per i test grande come una cittadina, piena di edifici finti. Serve ai droni per addestrarsi in scenari di difesa urbana. O scenari di invasione urbana. Di quello non ne so nulla, ma i soldati di Sentinel Corp la usano per allenarsi insieme ai droni letali. È tutto top secret, cose riservatissime, sai, per preservare la sicurezza e l'integrità di Aurora. L'Arrow, quella zona per test di droni volanti nell'area riservata 01. Ne sai qualcosa? Quel posto lo chiamano la freccia perché ha forma di punta di freccia. Banale, eh? Comunque, sì. È da lì che lanciano i droni volanti e fanno test sulla loro operatività a bassa quota. L'IA dei droni viene messa alla prova dalla topografia dei fiordi. Ecco perché quella zona è stata scelta per i test. E la piattaforma è costruita dentro una montagna? Esatto. Si trova sul lato di una montagna, sul bordo dei fiordi. I droni vanno e vengono da una piattaforma nascosta, nel mezzo della catena montuosa. Niente male. Sta attenta. Anche tu. Qui non c'è nessuno. Niente di importante da segnalare.
Io... chi? Merta, ma che ci fai qui? Troia, Bravo 2 è morto! Che succede? Mi muovo da qui. Cosa ci sia qui deve essere importante.
Ugh!